Allora, Francesco La Rosa vive a Camporotondo Etneo, ovvero nella parte di Piano Tavola che appartiene a Camporotondo Etneo, un artista giovane che si occupa di tecniche particolari. Lo abbiamo incontrato nella sua casa, ci parlerà della sua vita, delle sue scelte e dei suoi impegni. Io ho 34 anni, sono nato a Catania, ho vissuto per parecchio tempo a Mister Bianco, ma molto molto tempo, quindi sono stato un po' influenzato dall'Etna, da tutti questi paesaggi fantastici che abbiamo. E poi piano piano, con il tempo, grazie a alcuni lavori che ho fatto, ho inventato questa tecnica. Sono Che diventato. tecniche, come nasce intanto la passione per l'arte e come si è sviluppata poi indirizzandosi verso questa tecnica? Dunque, la passione per l'arte c'è sempre stata. Da piccolino avevo sempre questa matita in mano a disegnare dalla mattina alla sera, quindi c'è sempre stato. Ho fatto anche le scuole chiaramente artistiche, e poi subito dopo, dal fotografo al restauratore, subito dopo ho gestito una ditta di album fotografici in pelle, facevo design di album fotografici, e da lì è nata questa idea di valorizzare il cuoio, facendola diventare una forma d'arte. Quindi nasce tutto casualmente da una commissione di un cliente particolare che mi chiese quel giorno: Francesco, fammi un ritratto su un album fotografico. Io in quel momento non sapevo cosa dire, no? E poi, guardando i coltelli, perché io ho sempre avuto un'altra passione, sono quelli dei coltellini multiuso, ho unito queste due passioni e ho fatto diventare arte, diciamo, quello che è. La cosa importante del mio lavoro, e ci tengo veramente tantissimo a specificarlo, è che io cerco di dare una seconda vita al cuoio, perché comunque il cuoio, secondo me, all'inizio la pelle aveva una vita, aveva un'anima, e quindi quello che cerco di dare, oltre alla sua intramontabilità, perché il cuoio credo sia molto, molto intramontabile, è importante valorizzare il cuoio, ma allo stesso tempo dare una seconda vita e farla rivivere. Immaginate in un contesto sacro come una chiesa, mettere un'opera del genere, un'opera diventa ancora più importante, e per me ha un grande valore. Ci spiega un po' come funziona questa tecnica e come la realizza. Dunque, intanto premetto che la chiamano in America microcarving, perché io ho lavorato anche in America, quindi loro soprattutto amano etichettare le cose, no? Quindi si chiama microcarving e microscultura. Microscultura perché è un lavoro a togliere, un po' come fa lo scultore. Levo pezzi per far uscire la pelle, il bianco, diciamo, no? Quindi lavoro in negativo e scalfisco millimetro per millimetro su questi enormi teli di cuoio. E in questo modo faccio uscire, come dicevo, la luce dall'ombra, diciamo, dall'oscurità, con veramente mille sfumature e dettagli faccio uscire anche i chiaroscuri, che non è facile con questa tecnica. Poi in base come incido, alla densità, alla velocità, cambia tutto. Quindi è anche molto difficile. La cosa che voglio premettere intanto è che non si può cancellare, non si può fare una bozza e non si può fare nemmeno uno schizzo iniziale. Quindi inizio, prima faccio degli studi cartacei, col PC, e poi lì mi metto lì, guardo l'opera e inizio, come fa un po' lo scultore, no? Leva le parti e esce l'arte, diciamo, tra virgolette. Quindi è questa la mia arte. Ecco, quello che abbiamo alle sue spalle che cos'è? È un tema che ripercorre spesso nelle sue opere, il tema della natura e degli animali. Sì, mi piace fare questi animali un po' particolari, anche perché i dettagli, io sono ossessionato dai dettagli, quindi i dettagli che hanno sono fantastici, però a me piace prendere ciò che è realistico e esasperarlo, quindi questa è una delle mie prime opere. Più avanti vedrete cose un po' più particolari, con studi diversi, perché più avanti si va e più si studia, più si inventa. Quindi non vedo l'ora di farvi vedere a tutti più avanti. Dove possono trovare collocazione
queste opere e ha avuto dei committenti particolari. Beh, ho avuto dei committenti particolari, questo da dire, sì, ho lavorato per delle star americane, ho fatto lavori dentro chiese, ci sono state delle commissioni un po' importanti anche a Dubai. Diciamo che si uniscono con molte forme d'arte, diciamo, come la moda, come l'arredamento, l'automobilismo, l'architettura. Questa arte è un'arte abbastanza, ha tantissime sfaccettature. Potrebbe interessare molti campi e questa è una cosa bellissima perché posso fare giubbotti, posso fare interni di macchina, posso realizzare delle pareti gigantesche per un hotel, si immagini un hotel oppure una banca. Un'arte del genere valorizza anche monumenti come le chiese, come musei. Comunque non è da tutti. Anche da dire questo, che non è un'arte che fa per tutti, devi essere un intenditore, tra virgolette, anche. E niente, tutto qui. Attualmente, qual è il suo impegno? Beh, attualmente sono due i miei impegni importanti. Uno è quello di fare beneficenza tramite un'associazione che si chiama Associazione Acra. Io farò dei giubbotti con un amico mio che lui crea giubbotti un po' particolari, grazie a lui io inciderò su questi giubbotti, daremo i giubbotti a tantissimi calciatori importanti come Beppe Signori e poi tramite loro daremo ovviamente tutti i soldi che prenderemo a questa associazione. E aiuteremo dei bambini che purtroppo non hanno le materie prime, cioè nel senso quello che noi prendiamo per scontato loro non ce l'hanno come l'acqua, lo studio, eccetera, eccetera. E questa cosa mi rende ancora più fiero perché oltre a rendere questa arte sacra aiuto anche la gente. E dunque, la seconda invece, il secondo progetto che adesso ci sarà, che sarà presto in atto, è il giorno 10 ci sarà una mostra importante ad Acireale, chiesa San Rocco, dove ci sarà intanto un tema molto particolare che è la rinascita, i volti della rinascita. Ci sarà l'ultima cena che ho fatto, che ho realizzato, ed è enorme, 8 metri per 4, e poi ci sono altri lavori che identificano questo tema. Quindi spero che avrà molto successo questa mostra, anche perché ci sarà il vescovo e molte persone di note, di spicco. Quindi questa è una grande opportunità per me.